Tutorial brutto dell'hamburger con verdure. Colpì la patate e raschia le carote. Se non si fosse capita, la carota più lunga del mondo. Poi dall'inquadratura cuoceremo le carote al vapore. Per farlo useremo questo prodigio della tecnica. Ci mettiamo le carote, chiudiamo col coperchio e aspettiamo. Aspettiamo un cazzo perché dobbiamo fare altre cose. Tagliamo i peperoni. Olio e cipolla. Quando con una forchetta riesci a trapassare le carote vuol dire che sono pronte, quindi spegni e togli anche il coperchio, sennò continuano a cuocere. Per fare l'hamburger ti serve il macinato, che può essere solo di vitello oppure misto. La cipolla è colorata, quindi andiamo di peperoni. Hanno bisogno di un sacco di tempo. Fiamma medio alta, ogni tanto ricordati di girarlo. Hamburger. Sta cominciando già ad avere una bella faccia. Sale sopra gli hamburger, non dentro, solo sopra, ovviamente anche sotto, sopra e sotto. E sale pure sui peperoni e pure sulle carote. Scalda la piastra con fiamma super alta, senza aggiungere olio. Appena i peperoni sono cotti aggiungi anche le carote, così le riscaldiamo. Fai andare, non so, per un paio di minuti a fiamma bassa finché non arriva l'hamburger. Assaggio una carota. La piastra è calda. Dovremo girarli, ma prima si devono attaccare. Noi vogliamo che si attacchino. Lo desideriamo fortissimo che si attacchino. Tanto si attaccano e poi si staccano da soli. Ecco, vedi che si è attaccato? Non devi fare forza. Questo si chiama effetto stacca-attacca. L'effetto attacca-stacca lo vogliamo ovviamente su tutti e due i lati. Una volta che hai l'effetto attacca-stacca su tutti i lati di tutti gli hamburger che stai facendo, abbassa la fiamma al minimo, sennò poi ustioni l'esterno ma dentro è crudo. Come fai a sapere se è pronto? Boh, lo tagli e guardi. Per me è ancora crudo. Pronti! Minchia, buono. Sono una persona sana.